Una passeggiata ecologica tra le bellezze naturali della città di Cassino per far conoscere agli studenti i lavori effettuati dal Consorzio di Bonifica Valle dell'Iri. Coinvolti nell'iniziativa i ragazzi del Liceo Varrone. Un momento di approfondimento didattico e culturale organizzato dal Consorzio in collaborazione con il Comune di Cassino. Quest'anno sono stato particolarmente sorpreso dal lavoro che gli istituti scolastici di Cassino hanno portato avanti in ricorrenza della settimana della bonifica. E oggi siamo partiti dall'istituto Varrone, abbiamo percorso l'intera pista ciclabile del comune di Cassino con varie tappe per spiegare le varie opere che il consorzio di bonifica ha effettuato in quest'anno, fino ad arrivare qui in questo bellissimo contesto ecologico, che devo dire anche ben tenuto tra il comune di Cassino e il consorzio di bonifica, proprio per far capire la manutenzione che il consorzio effettua sui canali per il deflusso delle acque. Ecco, io penso che Cassino è un territorio, il Cassinato è un territorio molto fragile e l'incessante lavoro che il consorzio di bonifica Valle dell'Ira effettua ogni giorno serva proprio per rendere tutti più sicuri. Lungo il percorso sono state allestite delle postazioni didattico-culturali. Educare i ragazzi al rispetto per l'ambiente, anche questo è uno degli obiettivi del consorzio di bonifica Valle dell'Iri. Sì, tant'è vero che oggi abbiamo condotto questa giornata in sinergia con il comune di Cassino, con l'assessore Gonzales, proprio per educare anche alla raccolta differenziata, al rispetto dell'ambiente per quanto riguarda la gestione dei rifiuti. Penso che le due tematiche si sposano moltissimo, visto che noi ogni giorno ci troviamo nella ripulitura dei canali a dover estrarre, ahimè, tantissimi quintali di rifiuti che ancora delle persone che hanno poca educazione riversano su questi canali. Protagonisti quindi della passeggiata ecologica, gli studenti delle scuole di Cassino. I ragazzi, oltre alla teoria, infatti, hanno potuto vedere di persona i lavori realizzati dall'ente. Abbiamo accolto l'invito in maniera sicuramente di grande interesse e grande entusiasmo. E gli studenti hanno, da quello che ho visto anche nella realizzazione dei video stamattina, dei lavori che hanno fatto, credo che abbiano accolto in maniera positiva tutto questo, quello che il consorzio ci chiede, e ho visto anche studenti che hanno cominciato a scuotere la loro coscienza in termini di ambiente.